Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. È sera e sto per fare la mia skincare routine serale e quindi ho pensato di registrarvi questo video in quanto metterò all'opera dei prodotti che vi ho. Ho praticamente girato un video recensione proprio oggi, quindi ne approfitto per fare anche questo video. Faremo una skincare comunque diciamo calmante e lenitiva realizzata a base di prodotti dove l'ingrediente principale è il latte d'asina e utilizzeremo insieme anche un trattamento di uriage, sempre diciamo dedicato ad una skincare più calmante e lenitiva, anche se sappiamo che il latte d'asina ha tantissime proprietà anche anti-age, rassodanti, liftanti, è un ingrediente che contiene anche retinolo, pensate un po'. E comunque non mi dilungo perché appunto vi ho già girato la recensione. E andrò ad utilizzare con voi questi prodotti, appunto dei quali vi ho parlato, Terre dei Papi, così intanto vediamo insomma li vedete utilizzati. Guardate che belli questi pack, quindi utilizzeremo il latte, questo che è praticamente un tonico, è una sorta di spray tensore. Sono tutti prodotti realizzati a base d'asina, poi andremo ad applicare la crema viso. E prima della crema, ovviamente, andremo ad applicare un siero e si tratta di questo qui, Uriage. È un siero dedicato alle pelli sensibili. Credo che esistesse già in gamma, però l'hanno, diciamo, rifatto con un pack più semplice da utilizzare e più facile da dosare. Ma direi di appunto bando alle ciance, come al solito mi leggo i capelli, così possiamo iniziare. Comunque sono, come potete vedere, sono truccata, quindi proveremo ad utilizzare questo detergente che è un vero e proprio latte, è una sorta proprio di crema detergente, ancora più come dire, più cremoso rispetto a un latte, perché è proprio una crema. Intanto prendo l'asciugamano, ecco qui, e direi che possiamo iniziare. Dopo il latte, dopo aver applicato questo, andrò ad utilizzare per la prima volta anche la saponetta, così vi saprò dire un po' come vi dicevo nel video recensione, questi prodotti li avevo già utilizzati in passato. Avevo anche scritto degli articoli di recensione quando ancora ero sul forum e adesso li sto riprovando, quindi comunque già li conoscevo. La saponetta invece non l'ho mai utilizzata. Tra l'altro, tutta questa linea ha un profumo buonissimo. Allora, direi di iniziare subito, se no mi metto a parlare, farlo 3 ore e mi inumidisco il viso e vado a passare questo. Utilizzerò anche la mia spugnetta Fine Dama. Allora, vado leggermente a inumidire il viso e vado a prendere un po' di crema. Cioè, guardate la meraviglia, ora le luci sono quelle che sono. È un prodotto talmente buono che comunque è fino a un peccato utilizzarlo come struccante, perché sarebbe proprio da. Perché poi appunto si impasta col trucco. Questo sarebbe un prodotto proprio da utilizzare come detergente e basta. Comunque l'ho applicato un po' sul viso, adesso vado ad applicarlo sugli occhi. E massaggio delicatamente. Io, come vi dicevo anche nei video scorsi, mi piace molto struccarmi comunque con un burro o con un olio struccante. Vedete che comunque il trucco si inizia a sciogliere. E le acque micellari, sì, mi piacciono, le uso assolutamente, uso anche quelle. Però preferisco sempre utilizzare delle texture un po' più corpose. Adesso che ho iniziato a sciogliere un pochino il mascara, molto delicatamente, vado con la spugnetta di mare
vado a rimuovere il tutto. Allora, vedete che il prodotto sta venendo via. Ovviamente, essendo comunque ho utilizzato, allora, come mascara ho utilizzato un campione di mascara di Tom Ford, che è buonissimo. E comunque il mascara, diciamo che è sempre la parte più un po' più difficile da struccare, però comunque vi dico, questo prodotto non brucia gli occhi. E comunque vedete, praticamente ha già tolto tutto, non brucia gli occhi. E se brucia il prodotto è perché alla fine va del mascara dentro gli occhi. Vi consiglio tantissimo queste spugnette di mare, vi consiglio di struccarvi con queste perché rimuovono il trucco e sono delicatissime. Ovviamente rimuovono il trucco insieme a un detergente. Ora vado a sciacquare. Allora, dopo aver rimosso bene il make-up dagli occhi, vado ancora a prendere un pochino di prodotto e lo massaggio bene sul viso. Questo è un prodotto che mi piace tenere anche in posa per un po' di tempo perché è proprio molto molto ricco di latte d'asina. Pensate che contiene più del 70% di latte d'asina, quindi è veramente un trattamento molto molto buono, molto valido, e comunque vi rimane poi una pelle veramente veramente morbidissima. Ora ovviamente per motivi di tempistiche non lo terrò in posa e poi oltretutto ci sarebbe anche la maschera da fare, però l'ho già fatta stamattina, quindi non pensavo poi di girare un altro video. Comunque anche la maschera è veramente ottima. E adesso vado a risciacquare. Mi aiuto ovviamente sempre con la spugnetta di mare per rimuovere bene tutto il residuo di prodotto, ovviamente il make-up. Allora, questo latte detergente, che poi è una crema detergente, vi lascia una pelle morbidissima. È incredibile però la bellezza che si ottiene già solamente con un latte detergente. Infatti è talmente buono che secondo me usarlo per struccarsi è un po' sprecato. Comunque, volendo potrei già passare al tonico, però volendo provare questa saponetta, comunque la provo così vediamo insieme com'è. Allora, innanzitutto vedo già che ora è una saponetta che fa una bella schiuma, ora però sto sgocciolando dappertutto. Ecco, vedete, sono quelle saponette che fanno quella bella schiuma, quella bella schiuma morbida e quasi cremosa. Allora, vado a emulsionare con acqua. Sì, è un sapone molto molto cremoso. E questo è un sapone indicato per viso e corpo. Ed è proprio indicato, come tutti i prodotti a latte d'asina, proprio in caso di anche irritazioni, pelle problematica. Latte d'asina ha veramente tantissime tantissime proprietà, contiene, come vi dicevo, vitamina A, quindi retinolo, stimola la produzione del collagene, contiene vitamina E antiossidante, contiene vitamina C dall'azione schiarente e illuminante. Cioè, guardate la cremosità, guardate che roba. Più lo massaggio e più fa schiuma, ed è una schiuma veramente morbidissima che mi piace un sacco. Quindi veramente un ottimo ottimo prodotto. E questo è un sapone che non avevo ancora provato
Insisto magari nelle zone più problematiche come può essere la fronte, il naso, il mento, comunque mi sembra proprio un sapone nutriente. Ora bisogna poi vedere dopo l'applicazione, però cioè, guardate la schiuma che fa, sembra una maschera. Ora vado a risciacquare. Risciacquando, tra l'altro, si trasforma proprio in un latte. Passo bene anche sul collo. Allora, state sempre attenti che il sapone non vi vada negli occhi perché altrimenti brucia. Allora, vado a tamponare e allora la sensazione è quella sì, cioè sapete quando lavate il viso con una saponetta, la sensazione è quella, no? Tipo di piatti sgrassati perché sentite proprio la pelle, però in questo caso sì, ho quella sensazione lì, però anche una bellissima sensazione proprio di pelle morbida, pelle pulita, levigata, morbida, come se avessi fatto una detersione profonda, però comunque nel pieno rispetto della pelle. Quindi veramente un ottimo prodotto. Io l'ho messa qua, una saponetta veramente eccellente. Poi ovviamente questo è il primo utilizzo di quel prodotto lì, poi vedremo poi più in là. Poi vado a vaporizzare questa sorta di tonico che è quasi come fosse un siero. È una lozione spray dall'azione rassodante, liftante e anche questo è realizzato a base di latte d'asina. E poi troviamo anche fiori di rosa e poi anche acido lattico, peptidi. Quindi sempre per questa azione sfogliante, echinacea, veramente una formula incredibile. E vado a vaporizzarlo sul viso. Comunque non noto assolutamente né la pelle che tira né secca, niente. È una pelle pulitissima, ultra liscia, però allo stesso tempo morbida. Veramente ottima. Allora, veramente un ottimo prodotto. Allora, vado a vaporizzare il tonico. Allora, la vaporizzazione diciamo che c'è di meglio, però c'è anche di peggio, quindi va bene. Sia il latte che questo sono 250 ml. Comunque, per avere maggiori dettagli su questi prodotti, ovviamente vi rimando al video. E comunque questo diciamo che sarà un prodotto e sarà sì un prodotto. C'ho sempre i prodotti nella testa, quindi straparlo. Diciamo che sarà un video piuttosto breve, sempre per i miei canoni, ovviamente, perché sarà una skincare molto semplice, tra virgolette. Adesso sto aspettando che il tonico si asciughi. Nel frattempo, comunque, posso andare ad applicare un contorno occhi. Applico un primo siero. Questa è l'Ampoule Relax di SVR, anche di questi prodotti ve ne ho già parlato all'infinito e ho girato proprio un video recensione specifico. Io lo passo così roteando l'applicatore, picchetto e quindi lascio assorbire con un leggero massaggio. Ovviamente ho qua anche i miei meravigliosi beauty tools di Eterea. Possiamo anche, solo che non è che abbia molto tempo questa sera, non che debba andare a fare chissà che cosa, però ho dei lavori da fare. Lo passo un po' così per far assorbire meglio il prodotto. Poi questo, come vi dicevo in un altro video, anche l'applicatore qua per effettuare dei leggeri movimenti circolari, volendo anche sopra. Poi ovviamente fatto così poco, gli effetti, insomma, non è che bisognerebbe
cioè per utilizzare questi tools, comunque secondo me bisogna avere un pochino più di tempo. Comunque male non fa, assolutamente. Molto valido anche questo per il viso. Comunque, allora, direi che possiamo passare all'applicazione del siero. E si tratta di questo siero di Uriage, come vi dicevo, questo Barrier Derm Cica Daily Serum. Questo rinforza e riequilibra la pelle e unifica l'incarnato e contiene il 10,5% di questo speciale complesso termale biotico, quindi diciamo che contiene questi ingredienti che vanno a riequilibrare il microbioma cutaneo. Allo stesso tempo troviamo l'acqua termale, come in tutti i prodotti Uriage, e quindi si tratta di un vero e proprio siero calmante lenitivo. Questa tipologia di sieri, calmanti lenitivi, riequilibranti e protettivi, ve li consiglio ovviamente se appunto avete la pelle sensibile, e anche in caso avete delle irritazioni da mascherina, ad esempio, ma vi consiglio anche se avete una pelle normale. Vi consiglio ogni tanto di fare anche dei trattamenti calmanti e lenitivi, perché comunque, come vi ripeto sempre, almeno secondo me, la pelle ha bisogno di un po' di tutto. Quindi magari se la sera avete fatto dei trattamenti, cioè la sera al giorno prima avete fatto dei trattamenti più intensivi, ad esempio, non so, avete utilizzato dei trattamenti come possono essere questi al retinolo. Ad esempio, qui troviamo questo, vabbè, è un siero occhi con del dottor Dennis Gross, con acido ferulico, non metta a fuoco ovviamente, acido ferulico e retinolo. Questo è veramente un trattamento concentrato. Oppure, non so, adesso qui non ho altri prodotti particolari perché ce li ho da un'altra parte. Comunque, se la sera prima avete fatto dei trattamenti o il giorno prima, dei trattamenti più intensivi con degli attivi un po' più strong, vi consiglio anche di inserire nella skincare anche dei prodotti un po' più calmanti e lenitivi, così quel giorno lì la pelle, diciamo, si ristora, viene protetta, viene calmata e lenita, una cosa che fa sempre bene, fa sempre piacere alla pelle. Questo è il prodotto, è stato praticamente modificato il pack con questa pipetta contagocce. Vedete, il siero è molto fluido. E questo comunque è un siero molto valido, molto protettivo, vedete, è proprio acquoso e ha proprio un'azione anche disinfiammante. Molto piacevole da applicare, è molto fresco e anche se avete la pelle arrossata, questo non vi va a creare fastidi. Questo ve lo dico, poi ovviamente ognuno ha le proprie esperienze con i cosmetici, però vi dico questo perché ho utilizzato questo siero anche quando avevo la pelle arrossata, per problematiche varie, e devo dire che mi ha colpito perché è stato quasi come un sollievo andare ad applicare questo siero. Quindi assolutamente un prodotto promosso, sono 30 ml. Comunque i prodotti Uriage sono sempre una conferma. Allora, intanto lascio assorbire il prodotto. Nel frattempo vado ad applicare un contorno occhi. Applico di Shiseido, questo trattamento al retinolo. Questa è una crema veramente ottima, molto valida. E non è assolutamente una novità, è una crema piuttosto vecchia. Il barattolino è nuovo, ma è un trattamento piuttosto datato, direi. Però è uno dei best seller del brand e rimane comunque, anche se ci sono nuove formulazioni, no? Nuove tecnologie, però questo comunque rimane un contorno occhi veramente, veramente con i fiocchi. Allora ne applico un po' e volendo sopra questo, per fare una skincare routine basica, no?
però stasera non lo faccio. Comunque, volendo, sopra questa crema possiamo andare ad applicare i patch, che sono questi. Questi sono i nuovi patch Shiseido, nuovi tra virgolette, perché sono già usciti da un po' di tempo, però sono favolosi. Poi sono molto grandi e vi coprono proprio anche tutto lo zigomo, sono eccezionali. Allora, intanto faccio assorbire bene il prodotto. Poi adesso ovviamente applico tutto di fila, anche perché non è che faccio così tanti passaggi, alla fine applico il siero e applico la crema. Però nel caso applicassi siero, booster, crema, degli oli, non applico tutto assieme uno dopo l'altro. Cioè applico alcune cose, poi faccio riposare un po' i prodotti e poi prima di andare a dormire completo la skincare routine. Questa è una cosa che faccio io e che mi piace far così. Ad esempio quando magari applico il siero, poi applico l'olio, faccio un bel impacco di olio, lo lascio agire e poi prima di andare a dormire vado ad applicare la crema. Ora mi prude il contorno occhi perché sicuramente avrò dei peli di gatto attaccati anche lì. Comunque terminiamo con Luminous, questa crema meravigliosa. Questa crema ha una sensorialità veramente incredibile. È un trattamento favoloso, assolutamente consigliato. Ma mi prude la faccia in un modo incredibile. Meno male che ho fatto una skincare calmante e lenitiva. Comunque, sapete, anche la polvere comunque a volte fa dei brutti scherzi. Guardate la bellezza di questa crema. Ne vado ad applicare un po'. È un trattamento comunque concentrato, eh. Non è che ne dovete usare chissà quanto. Anche se è comunque è una crema veramente piacevole. E questa, anche se avete problemi di rossore, no? Di pelle, che ha bisogno anche di essere calmata e lenita, no? Il latte d'asino è un ottimo ingrediente. Ora, ovviamente è un prodotto che fa un pochino di scia bianca, però il tempo di assorbirsi. Ad esempio, ecco, una cosa che non ho detto nella recensione, mi sono dimenticata, la crema corpo fa un po' di scia bianca, però comunque anche bisogna dire che è un prodotto che si massaggia, si lavora talmente bene sulla pelle che anche se fa un pochino di scia bianca, poi comunque si assorbe. Vedete, comunque il prodotto si assorbe bene nella pelle, lascia la pelle morbidissima. Poi dopo un po' sentite proprio questa... Sentite la pelle più tonica, più soda. E questi sono trattamenti veramente eccezionali. Eccolo qua. Questa appunto è la crema viso, sono 60 ml. Luminous. Non vi ho detto, questi prodotti li potete acquistare sul sito Neos. E niente ragazzi, direi che abbiamo già finito, anche se vedo sono quasi mezz'ora di video, però abbiamo già finito. In genere sono abituata ad applicare prodotti su prodotti, però appunto volevo fare una skincare più basica, cioè con meno ingredienti, però con ingredienti molto molto validi, perché comunque il latte d'asina è già solo lui è un ingrediente straricco di attivi. E quindi niente ragazzi, io come al solito vi ringrazio per aver visto questo video, vi saluto, vi auguro una buona serata oppure un buongiorno in base all'ora in cui vedrete questo video. Niente, vi ringrazio per averlo visto e ci vediamo al prossimo, ciao!